Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale Gema Gamer. Oggi siamo qui in un nuovo video, ancora una volta con l'apertura dei pacchi settimanali della VL. Allora, siamo con l'account di Dakma, vediamo un po' cosa ci troviamo. Vediamo soprattutto cosa ha fatto. Oro 2. Ormai ci stiamo adagiando in questo fine di FIFA, quindi i risultati sono quelli che sono. Non c'è più voglia di giocare. Allora, vediamo un po', primo pick. Vabbè, io non ho parole. Sempre i portieri escono. Secondo ed ultimo pick per Dakma. È ancora un portiere, ragazzi. Collezioniamo portieri. Però aspettiamo lui. Vediamo cosa ci dice. Sommer per overall. Ok, due portieri, 95 per Dakma. Intanto gli hanno accreditato i crediti che ha preso. E andiamo a aprire i suoi pacchi. Ci sono sempre i giocatori speciali nei pacchi fino al 14. Non dimentichiamolo. Quindi c'è più probabilità di trovare walkout, speciali, eccetera, eccetera. Comunque, primo pacco per Dakma. Primo Tots. Ancora Sommer. Ok, però, raga, ormai queste carte non valgono più niente. Quindi nemmeno festeggio. Però. Lui, dato che sta facendo le sfide sempre per le icone, va bene. Perché guardate, ormai un portiere Sommer costa 40k. Prima costava almeno 100, 110. Ormai anche io dal tozzo garantito non mi aspetto niente. Non è walkout qui. Schmeichel. Perché ormai ce ne sono giusto 3 o 4 di quelli che valgono un po' di più, il resto è fuffa. Il resto è proprio fuffa. Quindi non spero. L'unico modo per scurare, ragazzi, sono i pick. Se volete farvi qualche sfidecona. Ultimo pacco. Niente. Niente di niente, questi pacchetti un po' sfortunati. Cioè, hanno aumentato il drop rate in generale. Quando si fanno le sfide, creazione rosa, si trova qualcosa. Dai pacchetti dei premi un cavolo. Andiamo in Rivals per prendere i non scambiabili al nostro caro Dakma. Dai, oh. Dai, primo pacco. Walkout, che non va mai male, blu, Francia, S, Bamba. Per un attimo ho pensato fosse Mbappé, però non è Mbappé. Oh, guardate, guardate, guardate i pacchi, cosa vi sto dicendo? Guarda, due Tots, due Want to Watch. Adesso qua vediamo se ce l'ha. Ok. Buono. Ultimo pacco per Dakma. Alla ricerca di qualcosa di buono. Abbiamo un Europa League. Pedro. Pedro 86. Vediamo se sotto c'è qualcos'altro. Ok, ragazzi. Mamma mia, quanti giocatori. Vediamo se qui posso spostargli qualcuno. Ok. Vai. Bene, ragazzi. Allora, il pack opening per quanto riguarda l'account di Dakma finisce qui. Adesso ci spostiamo sul mio account e speriamo di trovare qualcosa, perché a Dakma non è andata benino, ma nemmeno tanto male, però calcolando che deve fare determinate sfide, gli sono usciti gli overall alti. Detto questo, a tra poco. Ragazzi, eccoci qui sul mio account. Non vi faccio vedere la squadra perché ho un video riguardo a questo, perché ho fatto alcune modifiche. Intanto andiamo ad aprirci i pacchi dell'Elite 3, dove non troveremo come sempre nulla, però noi li apriamo perché non si sa mai. Io come sempre vi ho detto, cerco dai pick Militao, CR7 e Neymar, e dall'altro può darmi quello che vuole. Però noi non troviamo mai niente, prepariamoci a trovare i portieri. Primo pick. Andiamo. Tejes, che già ce l'ho.
Ovviamente è il terzo tier di estremità, andando in ordine di overall. Io andrei a prendere lui, sì, andiamo a prendere Carrasco. Quindi Carrasco, prima scelta, obbligata, diciamo. Salà! È così me lo dai, è così dal nulla. Buono. Con un altro Thiago Silva, ragazzi, avete visto? Thiago Silva, la terza volta che ce lo dà. Comunque sono contento per Salà, anche se avrei voluto Cristiano Ronaldo, però fa niente. Non è per noi questo Cristiano Ronaldo. Però raga, buono, buono Salah. Buono, buono Salah. Mi piace. Interessante. Finalmente un pick decente da poter utilizzare. Quindi abbiamo un altro super sub ad hoc. Andiamo a aprire i due pacchetti che abbiamo. Dove di solito qui non troviamo niente. E qui anche, quindi. Primo pacco. Walkout. Walkout. Non è blu, cos'è? Ah, if. Casemiro. Casemiro, raga, dal nulla mi ha dato proprio quest'if qua. Vabbè, sembra buono avere un if. Un if e un tots nello stesso pacchetto. Il famosissimo tots che, raga, per venderlo ci ho messo una settimana intera perché non so prendere nessuno a sto prezzo. Ok, vai. Mamma mia, raga, guardate quanti doppioni. Tanti, tanti, tanti doppioni. Adesso pacchetto 3 tots. Vediamo che ci esce. Speriamo almeno giocatori che si possono vendere facilmente. Perché se devo aspettare un mese per venderne uno, non ci sto. Vediamo. Mané! No, dai, raga. Koulibaly, buono, buono. Ma dove fosse Mané? Però vediamo se sotto c'è qualcosa. Non vale tanto Koulibaly, raga. Infatti. Vabbè. Non vale molto Koulibaly. Però almeno non ci ha dato la solita fuffa. 100k, raga. 100k lui. 30k questo. 31.250. E 31.250 anche questo sicuramente. Ok. Quindi questi qua, raga, non si venderanno mai. Quindi solo Koulibaly si vende, però noi mettiamo tutto in vendita. E adesso cerchiamo la sculata finale nelle rivals. Allora, raga, io prendo gli scambiabili semplicemente per una questione. Ho bisogno di crediti perché vorrei arrivare all'ultimo acquisto. Anche se ho finito la squadra, però c'è una vaga possibilità che io riesca a prendere anche un altro giocatore entro fine gioco, quindi provare a trovare qualcosa così, anche perché purtroppo dai non scambiabili non ci faccio niente, perché mi è rimasto semplicemente Ronaldinho da finire, ma avendo trovato Salah e tutti gli altri, a me non serve più di tanto. Comunque primo pacco, nemmeno walkout, grazie EA. Danilo Pereira. Purtroppo prendere i non scambiabili serve nel momento in cui dovete fare le sfide. Quello serve tantissimo. Però io ho fatto tutto praticamente su questo gioco. Non mi serve più il non scambiabile come carta. Perché Ronaldinho non è una priorità. È una carta in più per fargli fare panga. Quindi mi dispiace. È brutto anche a dire. È bellissimo avere Ronaldinho in team. Però se c'è la possibilità di trovare quei 100k in più in un pacchetto, uno se la fa. Intanto, walkout, man on the match. Untelar, raga, abbiamo fatto cagare in questi pacchetti. Non ci abbiamo trovato niente di che, però ci abbiamo provato. Ci abbiamo provato. A me esce solo una carta speciale dei pacchetti ogni volta. Ok, dai. Con i doppioni ci facciamo all'incirca un 10-20k, quindi buono così. Volevo risparmiarmi questa schermata, però purtroppo, raga, i doppioni sono doppioni. Ok, allora, chiudiamo il pack opening con un guadagno così così. Purtroppo, questo qui ce l'ho in vendita, ce l'ho fermo dall'altra volta. A quel giocatore in cui voglio arrivare io, vi posso già dire che non ci sono arrivato questa settimana. Quindi non vado a comprare nessuno nel mio team, anche perché il team è praticamente finito. Poi vi farò vedere il video al riguardo. E
quindi l'ultimo pezzo del team è per puro sfizio, diciamo. Quindi io speravo anche nel pick di Militao per chiudere il reparto difensivo, però il Militao non ce lo vuole proprio dare, me lo devo comprare, visto che costa poco, penso che me lo vado a comprare nel caso. Però, dato che mi sto trovando bene con Tejes, per il momento posso rimandare tranquillamente. Detto questo, ragazzi, allora, questo è stato il pack opening. Non vi faccio vedere la squadra perché vi faccio un video separato per domani, credo. Quindi, se il video vi è piaciuto, lasciate un mi piace, condividete e iscrivetevi al canale. Mettiamo un bel mi piace per Momo Salah, che ci ha droppato Momo Salah. Noi ci si becca al prossimo video. Un saluto da Gemma Gamer, ciao!